Però, ecco, partendo da quella data e andando a esaminare gli ultimi 2 anni, io l'ho imposto così. È chiaro, poi perde senso, peraltro, uscire da un Tour de France e dire in questo momento il velocista più forte è Caleb Ewan. Ma è stato al Tour de France, come ripeto quello che ho detto in precedenza, ci sono state determinate dinamiche. Bisogna coprire, secondo me, un arco temporale più largo, più ampio e andare a considerare quello che questi ragazzi hanno fatto. E secondo me la bilancia pende nettamente a favore di Lea Viviani, che va incontro, e noi l'abbiamo già detto adesso, a un passaggio importante, a uno snodo importante della sua carriera, perché cambia squadra. Va in Cofidis, l'anno prossimo ci sono le Olimpiadi, io credo che il suo impegno, ci sarà una reminiscenza del suo impegno verso la pista, della sua attenzione verso la pista, È dato per certo. non è che l'ha abbandonata, ecco, non vorrei che si equivocasse, però è chiaro che poi ci saranno anche altri obiettivi. Cofidis, diciamo anche questa cosa, abbiamo detto in sede di presentazione dei colpi di mercato. Troverà Attilio Viviani, il fratello, che sta facendo lo stagista proprio in Cofidis, quindi dovrebbe esserci anche l'anno prossimo, ci sarà anche l'anno prossimo, però sta già iniziando a correre le prime corse con Cofidis, fa lo stagista, pronti via domenica alla Chalcels, che è una corsa molto insidiosa, Troppo, forse. sebbene quest'anno si sia disputata su un percorso diverso, che i corridori non hanno gradito perché ci sono state delle cadute all'inizio della corsa che hanno portato i corridori a fermarsi, a battere i pugni sul tavolo e dire così non la vogliamo fare, è stato cambiato il percorso, ne è venuta fuori una corsa comunque godibile e a sorpresa l'ha portata a casa Attilio Viviani. A parte il fatto che la Chalcels non si vinceva da tanti tanti anni, l'unica vittoria in carriera di un corridore della Milram che era Rigotto, non vorrei sbagliare, sono andato a controllare domenica perché pensavo che fosse una situazione tipo quella della Trobroleon con la prima vittoria italiana di Mendrame, no, la Chalcels si è vinto. Ma è una corsa comunque impegnativa e questa vittoria di Attilio Viviani non la si aspettava, quindi vuol dire un buon segno anche per il futuro. Si dovrà ricostruire un treno. Chiaro che Viviani dovrà andare a far valere quelle che sono le sue doti anche nella ricostruzione di certi meccanismi che poi conducono alla volata, che in casa De Kooninck con l'ausilio di Richeze, ma soprattutto quello di Michael Morcov, sono perfetti. Quindi futuro è interessante, il presente per me, lo ripeto, ma io sono netto sul punto, è quello del velocista che negli ultimi 2 anni si è dimostrato il più forte al mondo. Si è parlato spesso di un sodalizio che effettivamente è stato quello tra Elia Viviani e la Quickstep, poi De Kooninck Quickstep, molto vincente, e sarebbe stupido non badare a questa cosa. È chiaro che effettivamente il velocista veronese e quel gruppo di lavoro si sono trovati molto bene a lavorare l'uno con gli altri e sono arrivati tantissimi successi. Non bisogna dimenticare che la vera e propria, cioè i prodromi, ecco, diciamo così, dell'esplosione di Viviani sono arrivati nell'estate del 2017, quando in Sky di fatto era non costretto, ma faceva quasi tutto da solo, nel senso che non aveva sicuramente un cast di supporto come quello che ha attualmente, e di fatto ottenne risultati comparabili a quelli di quest'estate, indicativamente, né tantomeno, secondo me, è da considerare come una vittoria della De Kooninck quella di Elia Viviani. Sono vittorie del velocista veronese, cioè è vero che Morcov fa un lavoro splendido nel posizionarlo nel punto di sparo in cui arriva, però poi c'è, cioè, nella volata di domenica Caleb Ewan non riesce nemmeno a uscire di scia, cioè non è quella situazione in cui l'altro velocista gli arriva così vicino che dici, e beh, se fosse partito, cioè se non fosse stato posizionato lì, sicuro quell'altro l'avrebbe rimontato. È stata una vittoria veramente netta quella di Viviani, cioè bisogna ammettere, non è che c'è niente di male nemmeno nel farlo, che è una situazione che funziona bene in quanto tale, quella di De Kooninck più Viviani, ma non è che Viviani vince perché c'è la De Kooninck, Viviani vince in questo momento perché va più forte di tutti gli altri e ha una duttilità, tra l'altro, che lo pone in condizione di essere competitivo su terreni molto più complicati rispetto a quelli che non possono essere adatti a, che so, faccio i nomi di Caleb Ewan, che mal digerisce le salite. Faccio quello di Groenewegen, che dopo il Tour de France si è spento. Sì, ma va detto una cosa, cioè, analizzando questo aspetto che
che hai sviscerato, da un profilo essenzialmente tecnico, cioè il lavoro del pesce pilota, il lavoro del treno con quello di chi deve finalizzare, del finalizzatore, del velocista, dello sprinter, è un lavoro chiaramente coordinato. Poi i due gesti possono essere scomposti ed esaminati, vedere se il treno ha fatto bene fino a un certo punto e lo sprinter ha fatto bene da quel punto in avanti, hanno fatto bene tutti. Il fatto che qualcuno faccia male non implica necessariamente che abbia fatto male l'altro. E quindi se quando Viviani vince non è merito di Morkov, è merito di Viviani ed è merito di Morkov, quando Viviani perde non è che è sempre colpa di Sabatini. Capita anche a Viviani di fare qualche cappellata quando magari Sabatini fa bene il suo lavoro, ogni tanto non lo fa bene, sicuramente Morkov è più forte in questo senso, però anche Sabatini ha lavorato in un certo modo per il Viviani. Capita anche a Viviani, ripeto, di fare qualche cappellata tanto con Morkov quanto con Sabatini. Quindi questo è l'approccio alla questione, non deve essere molto razionale, perché se no i meriti e le responsabilità poi rischiano un attimino di confondersi. Invece questa è una situazione in cui devono essere riconosciuti in modo chiaro che comunque si sta parlando di gente di altissimo livello. Ultimo tema per questa puntata è una breve preview, perché prima ha detto che non dirà niente, lui non si permette di parlare sul Quando tema, non è vero, mi sto prendendo per il chi, Giacomo telespettatore. parla di mountain bike, io taccio e ascolto. E imparo. Perché ci sono in questa settimana i campionati del mondo di mountain bike, è la località del Quebec di Mont-Saint-Anne che ospita il campionato del mondo, valido sia per la specialità di downhill che di cross country olimpico. Io onestamente mi concentrerò solo su quest'ultimo perché quando vado in discesa con la bicicletta sono una pippa, quindi risparmiatevi di prendere consigli da me su questo tema. Di downhill ne so poco e evito di dire cazzate. Meglio, probabilmente andrà a finire che le cazzate lo dico lo stesso, ma le dico riguardo al cross country, non riguardo alla discesa. Cycling Chronicles, Comunque è un un campionato. podcast triviale stasera. Un podcast da Una volta eravamo così interpretare. educati, una volta. Scusami, non vorrei interrompere. Ma sì, poi ci siamo lasciati un Va, po' andare. Sarà l'età, sarà l'età. È presente quei casi di demenza senile con le persone anziane che incominciano a insultare i loro cari e gli amici e chiunque gli stia vicino perché semplicemente non hanno più nessun tipo di filtro, cioè non che hanno la sindrome di Tourette, però una roba del genere. sì, io la vedo anche in amici miei di 30 anni, quindi lascio immaginare che livello di gravità. Vabbè, magari loro hanno effettivamente la Che Tourette, succede quindi a vabbè, dai, Mont-Saint-Anne? parliamo di mountain Ecco. bike, parliamo di mountain bike e non di sindrome di Tourette. Succede che ci sono degli scenari molto interessanti, sia a livello maschile che femminile, per le gare elite. Allora, in primo luogo è da segnalare, va fatto, l'assenza di Mathieu Van Der Poel, che questa stagione è stato oggettivamente il più forte. E in questo senso la vittoria in Val di Sole è un risultato assolutamente eclatante, molto di più ad esempio di quella del campionato europeo in Val di Sole su un circuito, cioè su un percorso che no, non doveva essere fatto per lui sulla carta, è riuscito a schiantare la competizione di tutti i migliori del mondo e in questo senso tanti applausi per la sua prestazione. Il favorito della corsa è a questo punto chiaramente Nino Schurter, però il suo dominio in questa stagione è stato incrinato non solo dall'ingombrante presenza del fenomeno olandese, ma anche da altri contenders, primo di tutti sicuramente Matthias Flückiger, ma anche Avancini e Kirschbaumer in determinate occasioni sono stati molto 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 vicini a Schurter. Insomma, la sostanza è che non c'è quest'anno lo stesso gap che c'era negli ultimi 2 anni e che lo separava dai contenders, anche lasciando perdere il discorso Van der Poel. Quindi una gara che si pronostica essere molto più accesa e molto più combattuta. Sicuramente finirà con Nino che saluta tutti nel primo giro e chi si è visto si è visto. Allo stesso modo, però, anche la gara femminile è piuttosto interessante perché la stagione femminile è stata veramente esaltante con tante atlete coinvolte per la lotta alla vittoria. In questa stagione di Coppa del Mondo ci sono 4 vincitrici, Courtney, Terpstra, Rysvets, che fa veramente tanto piacere rivedere al top, la campionessa olimpica, e Pauline Ferrand-Prévot, che è la detentrice originale della Triple Crown mondiale mountain bike, ciclocross e strada. La statunitense quest'anno sembrava
statunitense Kate Courtney sembrava effettivamente imbattibile inizio stagione, però dalla prova di andare in poi è andata incontro a un calo, tanto che in questo momento in testa alla Coppa del Mondo non c'è lei, così come non c'è in realtà nessuna delle ragazze che abbiamo nominato, che ho nominato in precedenza, perché in testa alla Coppa del Mondo c'è Yolanda Neff, che è stata vincitrice del campionato europeo, però è allo stesso tempo rimasta a secco in prove di tipo così, diciamo così, intercontinentale in stagione. Ha vinto qualche gara di cross country su percorso breve in Coppa del Mondo, ma io mi sto riferendo a quelle della durata di un'ora, un'ora e mezza. Per quanto concerne il percorso di Mont Sant'Anna, prima di salutarci, a meno di modifiche esaltanti che non credo siano arrivate perché c'è già stata la Coppa del Mondo, la prova di Coppa del Mondo di test l'anno scorso sul percorso che poi avrebbe ospitato i campionati mondiali, evidentemente, è sicuramente, dicevo, il percorso uno dei più esigenti del circuito mondiale, sia per quanto concerne le capacità fisiche che per quelle tecniche. È una seconda metà di giro in particolare, quella veramente estrema, con due salite durissime a tornanti su sentiero strettissimo e delle discese che fanno letteralmente paura. Io adesso metto nel video una caduta capitata ad Anton Cooper lo scorso anno quando si trovava in seconda posizione, stava facendo una gran bella gara, così vi fate un'idea di da dove devono scendere. Penso che non ci sia qualcosa di paragonabile anche all'interno della Coppa del Mondo. Onestamente, una considerazione di natura generale è che per quanto mi riguarda, da appassionato di mountain bike, è un peccato non vedere Mathieu van der Poel impegnato in questa prova, perché io mi rendo conto che l'Olimpiade avrà un appeal particolare, un prestigio particolare, però diventare campione del mondo a Mont Saint-Anne sarebbe veramente la ciliegina sulla torta della sua polivalenza, perché sarebbe la consacrazione su un terreno che è veramente quanto di più eterogeneo si può trovare, secondo me, nella Coppa del Mondo di mountain bike. Bene, siamo arrivati in conclusione per l'episodio numero 110 di Cycling Chronicles. Io vi ricordo, come sempre, che potete contattarci sulla nostra mail, che è cyclingchronicles.podcast@gmail.com, sui nostri account Facebook e Instagram come Cycling Chronicles, e su Twitter come c_c_podcast. Primo, c'è un murito che ci attende. È lì all'orizzonte e ci aspetta. Quale? Quale? Quello di Mas della Costa, l'alto di Mas della Costa. Fantastico, fantastico. E noi non possiamo che fare un sugoso pronostico sull'alto di Mas della Costa. Però non vale fare il nome di Tomoa Narasaki, che, chi non lo sapesse, è campione mondiale di arrampicata a Parigi nel 2016. Non può essere fatto perché ho controllato, non è al via di questa Vuelta No. Spagna. No, incredibile, ma vero. E allora il cuore dice Higita, che noi non l'abbiamo detto in precedenza, ma ha fatto una cosa stupenda l'altro giorno allo sprint. Alla testa dice Alejandro Valverde, che è il mio pronostico definitivo. E io invece mi prendo il pronostico del cuore e dico che Sergio. Cioè, Ah! sarebbe proprio bello vedere Sergio farli neri su un Quale murito. sarebbe il tuo pronostico della testa? Penso comunque Ghita. Ah, va bene, allora No, sei no, no, mi convinto. prendi, cioè sono un uomo d'un pezzo, guarda. Ah, seduto d'un pezzo, meno Sì, male. sì. Va bene. Primo, grazie mille per la compagnia e per la chiacchierata, come sempre. Grazie a te, Giacomo, grazie ai nostri ascoltatori, ci risentiamo presto. Un saluto. Io vi saluto e faccio fare a Primo il ponte verso la prossima puntata. Primo, di cosa parleremo nel prossimo episodio? Prossimo episodio parleremo di una cosa di cui abbiamo parlato anche in questo episodio, di mondiale. Ah sì? Ma di mondiale di mountain bike? No, no, io di mondiale su strada, però è sempre un mondiale, quindi ora inizieremo delle passeggiate iridate da qui fino alla fine di settembre. A presto, ciao ciao!